Una coincidenza che ha interrogato molti è il fatto che la data di morte dell'impero sovietico, cioè la data in cui fu letteralmente sciolta l'URSS, è l'8 dicembre 1991, cioè il giorno dell'Immacolata Concezione. E che il giorno in cui viene ammainata la bandiera rossa dal Cremlino, che era il giorno di Natale, il 25 dicembre. Molti hanno visto questa coincidenza di date, hanno risentito evocare la promessa della Madonna, no? Il mio cuore immacolato alla fine trionferà. Poco dopo la consacrazione della Russia effettuata dal Papa il 25 marzo 1984, accade uno strano incidente all'arsenale nucleare di Severomorsk nel Mare del Nord. In caso di conflitto atomico mondiale, quell'arsenale assicurava all'Unione Sovietica una superiorità strategica. Messa fuori uso quella piazzaforte, la leadership sovietica scarta definitivamente ogni ipotesi militare. L'anno dopo viene eletto al Cremlino Mikhail Gorbaciov. Inizia un nuovo corso. Il potere comunista sovietico entra definitivamente in crisi. Anche qui c'è una piccola coincidenza di date. Il giorno in cui Severomorsk salta per aria, 3 mesi dopo la consacrazione, è il 13 maggio 1984, che è il giorno della Madonna di Fatima, la festa della Madonna di Fatima. L'apparizione prosegue con la terza parte del segreto, quella rimasta nascosta fino al 2000, che parla del martirio dei cristiani, della lotta ai regimi atei e di quel vescovo vestito di bianco caduto a terra come morto sotto i colpi di arma da fuoco. Ma la Madonna chiede ai veggenti di non rivelare quel messaggio. Quella profezia resterà segreta fino all'anno 2000. Intanto un segno straordinario sta per accadere. All'ultimo appuntamento con la Madonna alla cova de Ira accorrono ben 70.000 persone da tutto il Portogallo. È il 13 ottobre 1917. Tra la gente accorsa sulla spianata, molti sono fedeli devoti di Maria, molti altri increduli, altri ancora sono lì per smascherare il presunto inganno. Ci sono anche dei giornalisti scettici, inviati dai rispettivi quotidiani. Ma che sta succedendo? Come le altre volte, i veggenti notano il riflesso di una luce e poi la Madonna sull'elce. Grazie di essere venuta, signora. Che cosa vuole da me? Voglio dirti di far costruire qui una cappella in mio onore. Io sono la Madonna del Rosario. Voglio che continuino a pregare ogni giorno. La guerra finirà presto, i soldati torneranno a casa. Il tutto dura circa 10 minuti, come riferiranno i presenti e le cronache dell'epoca. Il miracolo del sole viene osservato anche da numerosi testimoni distanti dal luogo delle apparizioni. Anche Pio XII affermerà di aver visto un fenomeno in cielo, in qualche modo ricollegabile al miracolo del sole. Con il miracolo promesso dalla Madonna, il ciclo delle apparizioni è terminato. La Chiesa considera autentica un'apparizione di Maria quando essa sottostà a certe prove, certi criteri, che sono, primo, non contraddire da quella che è la rivelazione ufficiale della Chiesa, quella che è dei Vangeli e del credo della Chiesa. Secondo, che le persone che accettano questo, se sono peccatori, si convertono e che abbiano una vita esemplare. Terzo, che ci sia una certa rarità di questa espressione.
Suor Lucia dos Santos è morta il 13 febbraio 2005. Per più di 83 anni la sua vita è stata un misto di visioni, locuzioni, messaggi sconvolgenti, profezie. E pensare che il 13 giugno del 17, ancora bambina, era stata lei stessa a chiedere alla bella signora della visione di portare in cielo tutti e tre i piccoli veggenti. Sì, era stata la risposta. Giacinta e Francesco li porto tra poco. Ma tu resti qui ancora qualche tempo. Gesù vuole servirsi di te per farmi conoscere e amare. Quel qualche tempo è stata una vita lunghissima, trascorsa sempre in convento. Fino al 2000, l'unica donna al mondo che non poteva ricevere visite senza il permesso della Santa Sede è stata la fedele custode del terzo segreto di Fatima. Che continueria a rezar per él, para que Deus o ajudasse com a maternal proteção da Nossa Senhora. Nel 1943 il vescovo le intima di scrivere il testo del terzo segreto che viene inviato in Vaticano. L'indicazione di Lucia è che non sia pubblicato prima del 1960, ma quella data trascorre senza che nulla accada perché Giovanni XXIII, dopo averla letta, considera la profezia confusa. Intanto spuntano mille versioni del segreto, da quelle più catastrofiste che annunciano guerre mondiali e cataclismi, a quelle che invece prevedono la crisi della Chiesa e la rovina della fede a causa del Concilio Vaticano II. Paolo VI è il primo Papa a visitare Fatima nel 1967. Ma quando Suor Lucia chiede di potergli parlare in privato, si rifiuta di riceverla. Nel terzo segreto di Fatima si parla di un Papa che viene ucciso. Siccome questa profezia non si era ancora rivelata, entrambi, Giovanni XXIII e Paolo VI, avrebbero potuto pensare che fosse qualcosa che riguardava loro o un loro successore, e divulgarlo prima che l'avvenimento si verificasse poteva forse armare le mani di molti pazzi. Nel 1977 la veggente incontra un cardinale poco conosciuto, Albino Luciani, che sta guidando un pellegrinaggio a Fatima. Il porporato rimarrà con lei a tu per tu per quasi 2 ore e di lì a pochi mesi confiderà al fratello: non riesco a non pensare a ciò che mi ha detto quella suora. Luciani sarà eletto Papa e morirà improvvisamente dopo appena 33 giorni di pontificato. Il suo successore è un giovane cardinale polacco, devotissimo di Maria. Con Wojtyła, l'anziana veggente avrà un rapporto molto speciale. Le 23 righe, scritte a mano da Suor Lucia e consegnate al suo vescovo negli anni 40, una paginetta piena di espressioni dialettali portoghesi, vengono rese pubbliche il 13 maggio del 2000. Ed è un evento davvero storico. Il cardinale Sodano ne anticipa una sintesi a Fatima, al termine della cerimonia di beatificazione dei pastorelli presieduta da Giovanni Paolo II. Ma è soltanto un mese dopo che l'allora cardinale Josef Ratzinger, l'attuale Papa Benedetto XVI, decide di divulgarne il testo completo. Roma, 13 maggio 1981. La jeep scoperta con a bordo Giovanni Paolo II esce dall'Arco delle Campane. Quel giorno in piazza San Pietro non c'è molta folla a seguire l'udienza generale del mercoledì. 300 pellegrini polacchi attendono il pontefice da più di un'ora, abbarbicati alle transenne e pronti a sventolare i loro fazzoletti bianchi e rossi. Hanno portato un'immagine della Madonna di Częstochowa con una scritta sul retro: Madonna, proteggi il Santo Padre dal male. Il 13 maggio 1981. Un uomo vestito di grigio esce da un albergo di Roma, l'hotel Isa. Per i musulmani, Isa è la parola che indica Gesù. L'uomo si guarda intorno e a passo veloce si dirige verso piazza San Pietro. Io pensavo soltanto alla morte. O mi avrebbero linciato o avrei tentato suicidio. Fatima, 13 maggio 1981. Il sacerdote comasco Luigi Bianchi si trova accanto alle pietre del pozzo della casa natale di Suor Lucia dos Santos. Don Luigi spiega ai pellegrini che la visione di Fatima parla di un papa aggredito a sassate fra la gente e invita i presenti a pregare affinché quel papa non sia Giovanni Paolo II.
Fatima, 13 maggio 2000. Beatificazione di Francesco e Giacinta Marto. Mentre Giovanni Paolo II è assorto in preghiera, il cardinale Angelo Sodano svela il contenuto del terzo segreto. Roma, 13 maggio 1981. La Papa Mobile costeggia il colonnato, sulla destra guardando la Basilica. E poco prima di arrivare all'altezza del portone di bronzo, Karol Wojtyła prende in braccio per un istante una bambina con i riccioli biondi. La solleva in alto, quindi si gira a restituirla ai genitori. Sono le 17:17. La Browning calibro 9 di Mehmet Ali Akca spunta tra le teste delle persone intenti a guardare il Papa o a fotografarlo.